Mi è venuto un IKEA per la festa della mamma con Bedoma. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo appuntamento con un Mi è venuto un IKEA. Questa volta è un IKEA veramente veramente originale, perché solo la vostra ombrettina al reparto pentolame poteva pensare di creare qualcosa per la festa della mamma, e lo faremo con Bedoma, questi qui, dei proteggi padella che trasformeremo in dei contenitori portaoggetto dolcissimi e morbidissimi. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come fare. Ed eccoci pronti per questo Mi è venuto un IKEA con Bedoma, i proteggi pentola dell'IKEA. Questi servono per non far, ve li segnalo anche per la vita di tutti i giorni, nel senso per non fare scheggiare le padelle, vedete? E non fare perdere il rivestimento che poi diventa cancerogeno nei cibi. E allora servono due confezioni per fare due portaoggetti, perché verrà un portaoggetti un po' più piccolino e un portaoggetti un po' più grande. Una bella lana che sia in accordo, perché questi sono tipo in feltro, quindi sono molto lanosi, e io ho preso questa bella lana grossa e bianca che avevo nel cassettone dei lavoretti, diciamo così, e se è facoltativo, diciamo così, un punto di colla per agevolare il lavoro, e poi una fustellatrice che faccia dei bei buchi e delle forbicine. Intanto prendo le mie due confezioni di Bedoma e le accoppio a due in grandezza. Vedete, ci sono quelli più piccoli e quelli più grandi. Cominciamo con quelli più piccoli. Li metto uno sopra l'altro e sfalzo così il loro giro. E al centro di uno, così, metto un punto di colla per fare aderire anche l'altro, stando attenti naturalmente a centrarli ben bene. Semplifichiamo, senza fustella. Tutti strumenti utilissimi, ma io invece userò uno strumento che abbiamo, userò due strumenti che in casa abbiamo sicuramente, cioè un ago e delle forbicine, e casomai poi per allargare il buco mi aiuterò con una matita, con una penna, non so, vedremo insieme. Attaccati uno sopra l'altro i due pezzi, dobbiamo sopraelevarli e fare in modo che si tocchino tutti in un punto, il punto dell'angolino, così. Mettiamo in doppio. Per chi ha la fustellatrice gli basterà fare questo lavoro: prendere e stack, forare. Potrebbe essere necessario fare un po' di pressione, ma non importa, alla fine il foro verrà. Usando le forbicine, il metodo che vi consiglio è quello di piegare l'angolo e creare semplicemente un foro, così. Quindi pieghiamo e facciamo una mezza curva che crei appunto il foro, e così facendo forate tutto il vostro Bedoma. Bene, siamo pronti per montare il nostro portaoggetti. Con un pezzettino di scotch carta fermiamo e stringiamo molto bene, facciamo una sorta di aghetto con la punta del nostro filo di lana. Quindi accoppiamo così i buchini e inseriamo il primo dei due capi della lana, facendolo uscire, tirando fuori la lana un bel po'. Quindi prendiamo un altro bel po' di lana, perché deve fare il giro più il fiocco, quindi pensiamo bene a quanta ce ne possa servire. Prendo anche l'altro capo, lo chiudo, ok, così, in modo da avere proprio questo aghetto bello e pronto per inserirlo nei fori che ho praticato. Allora, e continuo il mio percorso facendo nella parte, vedete, sono entrata sovrapponendo due, quindi fuori c'è un angolo,
sto attenta che questo rimanga fuori da tutto e crei l'angolo anche dall'altra parte, quindi accoppio e faccio in modo che i due angoli si incontrino e che vengano chiusi poi dal passaggio all'impuntura della mia lana, così, in modo che verrà questo andamento fuori dentro costante e carino, farà parte della decorazione del nostro portaoggetti. Non chiedetemi come mi è venuto di pensare a dei portaoggetti guardando i sottopentola, non lo so, mi sono sentita strana anche io quando davanti al reparto del pentolame ho pensato di creare questa cosa. Le idee mi vengono da sole, senza usi di sostanze additive. Voilà! A questo punto nulla di più semplice. Facciamo un nodino, prendiamo i due, per il fiocchetto io prendo i due anelli, diciamo così, del fiocco, i due giri del fiocco, e li unisco poi a loro volta con un nodino. Voilà, così. E poi stringo le orecchie del fiocco quanto voglio che siano larghe. Questo farà venire un fiocchetto molto garbato, vedete? E non casuale, un po' come quando ci allacciamo le scarpe. Faccio un nodino, naturalmente la lana che mi avanza non la butto mica, mi servirà per altri lavoretti, io non lavoro a maglia, quindi la userò per altri lavoretti, e taglio sotto il nodino. E il nostro portaoggetti delizioso è pronto per essere regalato alle nostre mamme. Ora faccio l'altro e vi faccio vedere la coppia finita. Portaoggetti belli e finiti, quello più grande, più capiente e quello più piccolino, messi uno accanto all'altro, così faranno sicuramente una bellissima figura. Potrete anche orpellarli, se non volete dei fiocchetti, con delle nappette. Io avevo questa lana grossa, risultavano un pochettino pesanti, ma sono carine lo stesso. Oppure fare entrambe le cose, quindi mettere da una parte il fiocchetto e dall'altra la nappetta, o fiocchetto e nappetta, insomma, orpellateli come più desiderate, basta che li facciate. E anche da cose semplici come da un proteggipentole può derivare un qualcosa di fatto a mano con creatività e con amore. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belli i nostri piccoli portoggetto, soffici soffici, morbidi morbidi per il comodino della nostra mammina. Lì potrà custodire magari il make up che usa ogni giorno o quello che più desidera. E poi la mamma ne farà l'uso che vorrà, e mal che vada non le piace il regalo, basta togliere il laccetto, li riapre e li riusa come proteggipentola. Voglio dire, potrebbe essere un regalo nel regalo, ma speriamo di no. Se questo video vi è piaciuto, riciclatemi un bel pollice in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Più che di riciclo, oggi parliamo di un uso alternativo di qualcosa. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto, auguri a tutte le mamme da parte di una mamma, ma anche e soprattutto da parte di una figlia. Quindi auguri a tutte le mamme, grazie mamme per quello che fate per noi. Noi con pochino cerchiamo di dimostrarvi il nostro amore regalandovi più che altro la nostra creatività. Bene, non mi rimane che salutarvi, andate tutti all'IKEA a comprare Bedoma, ma anche quando con un po' di feltro è molto semplice da fare come modellino, e noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Io vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa insieme a quel bell'imbusto di mio marito e su Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle. Vi aspetto, ragazze, venite su Ombretta, ci divertiamo un sacco, anche ragazzi, voglio dire, se volete capire di più del mondo femminile, vi aspetto anche di là, e i link li trovate
trovate sempre nel box informazioni e alla fine nelle schede informative. E basta cianciare, ci ritroviamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!